veicoli storici di Nicosia vi dà il benvenuto. Oggi Rissini si scrive una pagina di storia per Nicosia, l'associazione dei veicoli storici e per tutti noi. Una pagina di storia perché da quando abbiamo costituito il nostro club pensavamo a questo momento. Infatti molti di noi oggi avevano un tremore, un brivido, perché parlare di Stefano La Motta, che da noi abbiamo cominciato nel 2017 con la revocazione della targa La Motta, è stato un percorso in cui siamo stati aiutati da una città, perché questo è il terzo passaggio del Giro di Sicilia, in cui consegneremo la quinta targa La Motta. Per noi è stata importante questa serata perché abbiamo tutti gli organi istituzionali, abbiamo la regione, l'assessore, grazie perché dopo la presenza è venuto qua, il nostro invito, è per noi importante. Abbiamo il professore Manfredi, che è figlio di Stefano, cioè una nazione grande, è venuto qua come tutti, e tutti voi, tutti i club, tutte le associazioni, tutti i cittadini che sanno la nostra associazione, il nostro club, l'impegno che ha per le occasioni e le revocazioni del Giro di Sicilia e in tutto quello. Io do la parola subito al segretario del Capo di Vitello perché la serata sarà un po' lunga, avremo tempo poi di spiegare il passaggio del Giro di Sicilia e tutti quanti la fase organizzativa che andremo a pianificare insieme. Prego.